cosa. È possibile, Claudio, volevo ribadirlo, vendere un immobile con degli abusi? Partiamo dal presupposto che nel momento in cui andiamo a stipulare un atto di compravendita deve sussistere la conformità urbanistica, cioè lo stato dei luoghi deve essere uniforme e quindi uguale al progetto depositato illo tempore presso l'ufficio tecnico comunale, ok? Quindi questa è una base di partenza. Deve esserci la conformità urbanistica, che è diversa dalla conformità catastale, perché la conformità catastale può essere pure che all'interno di un appartamento uno abbia spostato delle pareti e quant'altro, ma la cubatura, diciamo, è rimasta sempre quella. La conformità urbanistica invece parliamo proprio di cubatura, quindi parliamo proprio di titolo edilizio, cioè di licenza edilizia ed eventuali permessi di finalizzati alla costruzione di determinate opere che sono state fatte all'interno dell'appartamento anche dopo averlo acquistato. Quindi se non c'è conformità urbanistica, l'atto di compravendita è nullo, perché andrebbe a violare le disposizioni normative contenute sul testo unico dell'edilizia, che è il DPR numero 380 del 2001. Ha un grosso abusivismo via il 67, sbaglio? Sì, esatto. Allora, io brevemente vorrei fare una disamina su tutte quelle che sono state, te le cito molto velocemente, le leggi urbanistiche che si sono succedute nel corso degli anni. La prima addirittura legge urbanistica risale al 1942, ok? Dopo il 1942, che è stata proprio la prima legge urbanistica, si sono succedute una serie di altre leggi, ma prima di arrivare praticamente alla seconda legge urbanistica, che è quella più famosa, che è la legge 47 del 1985, ok? Siccome c'erano talmente tanti abusi, quindi venivano talmente fatti tanti abusi, che nel 1967 con la legge Ponte numero 765, appunto emessa nel 1967, si cercò di facilitare le compravendite immobiliari, perché talmente erano tanti gli abusi, talmente erano le richieste di sanatoria che pervenivano all'ufficio tecnico comunale. Ovviamente gli uffici tecnici comunali, come noto, non è che siano proprio dei velocissimi nel lavorare le pratiche, ok? Quindi Speedy Gonzales non è mai stato, diciamo, il comune, almeno il comune di Roma, poi non so negli altri. Esatto. Non so negli altri comuni se la situazione va meglio, ma il comune di Roma non è mai stato, non gli hanno mai attribuito il soprannome di Speedy Gonzales per quanto riguarda le lavorazioni delle pratiche, basta vedere le affrancazioni, infatti. Quindi proprio per in qualche modo colmare questa molteplice richiesta di sanatori e quant'altro di abusi, venne messa e promulgata questa legge Ponte, appunto la numero 765 del 1967. Questa legge Ponte non è che è andata a sanare gli abusi edilizi che erano presenti all'interno degli appartamenti, ma ha fatto sì che gli atti di compravendita potessero essere stipulati con una semplice dichiarazione, quindi una dichiarazione sostitutiva da parte del venditore, che appunto andava a inserire all'interno dell'atto di compravendita che l'opera era stata costruita antecedentemente al 1967. Perché dopo il 1967, che questa è una legge Ponte, poi ci ritorno prente sul punto, fu promulgata un'altra legge sul condono edilizio, che è la numero, ti ho detto, la legge 47 del 1985, poi la legge numero 724 del 1994, fino ad arrivare all'ultima legge sul condono, che è la numero 326 del 2003. Tu mi chiedi, con una dicitura, se noi troviamo in tanti logici notarili la dicitura prende immobile costruito, opera costruita ante 67, è valido ed efficace e rocido? Io ti dico sì, però l'abuso rimane dal punto di vista amministrativo e soprattutto prende, non è detto che poi possa essere sanato, ok? Quindi la parte acquirente deve sapere che comunque se c'è o meno la presenza di un abuso, perché poi la patata bollente dal punto di vista urbanistico se la prende la parte acquirente, perché poi tu sai benissimo che quando c'è un abuso l'atto, quindi il rocio o l'atto di compravendita, si può comunque fare, ma tuttavia se poi, diciamo, la parte che acquista l'immobile dovesse andare a rivendere l'immobile, potrebbe avere dei problemi con la banca nel trovare, per esempio c'è il promissario acquirente che può accendere un mutuo in banca, se c'è la presenza di un abuso edilizio potrebbe non bastare per la banca la dichiarazione ante 67 per l'erogazione del mutuo. Quindi sostanzialmente i rogiti sono validi ed efficaci, però la difformità urbanistica rimane. Quindi se è possibile sanarla, io consiglio sempre a chi sta vendendo casa
magari su questo mi puoi dar ragione anche te, di sanare, diciamo, l'abuso se è possibile ed è presente. Se invece non fosse possibile sanarlo, comunque mettere al corrente la parte acquirente che c'è un piccolo abuso, piccolo o grande che sia, all'interno dell'appartamento che è stato costruito, che è stato, diciamo, realizzato prima del 1967, quindi che rogito si può fare, ma che comunque l'abuso è presente e non è possibile sanarlo. La parte che sta, diciamo, che è intenzionata ad acquistare l'immobile deve incaricare un proprio tecnico, visionare l'immobile, farsi dare, diciamo, tutta la documentazione urbanistica e catastale dal promissario venditore, ancor prima praticamente di intavolare una trattativa, perché poi alla fine praticamente, secondo me, le questioni vanno chiarite ancor prima di stipulare o di sottoscrivere una proposta di acquisto, fondamentalmente. Cioè, io sono interessato all'immobile, però poi voglio verificare lo stato esatto di questo immobile. Quindi comunque incaricare un proprio tecnico che visiona, esatto, che visiona all'interno degli uffici tecnici, fa tutti i controlli del caso e quant'altro, e dopodiché decidere se è presente un abuso e viene la dicitura e viene riportata nel titolo madre, quindi nel rogito, la dicitura ante 67, sarà poi la parte acquirente se deciderà di comprarsi o meno l'immobile con la presenza di un abuso, anche se questo abuso molto spesso non può essere sanato. Tutto, Prete, abbiamo fatto anche un'altra puntata sulle aste immobiliari e se era possibile sanare tutti gli abusi comprando, quindi acquistando l'immobile passando per l'asta immobiliare, e abbiamo già detto che non è possibile sanare tutti gli abusi perché comunque c'è l'articolo 40, legge 47 dell'85, adesso senza che entro nel dettaglio tecnico, che comunque prescrive che deve essere vista l'anteriorità dei crediti portati dal creditore procedente. Quindi anche lì, alla domanda, è possibile sanare gli abusi mediante l'acquisto di un immobile all'asta? Non sempre, dipende. Abbiamo terminato il nostro tempo. Claudio, noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18.30, per un'altra puntata della rubrica della casa. Va bene, molto volentieri. Ciao Fabio, buona serata e buona serata a tutti. Ciao a tutti.